Siamo a settembre e come ogni inizio di settembre per ogni anno le persone pensano che bisogna rimettersi in carreggiata. Ebbene, ebbene, anche dal punto di vista astrologico ci possono essere alcuni segnali per alcuni segni dello zodiaco che potrebbero lasciar pensare, almeno l'idea, che se iniziano a partire da settembre a mettersi sotto i ferri potrebbero riuscire a realizzarsi ancora prima di Capodanno, cioè in poche parole ad essere abbastanza soddisfatti di se stessi, se iniziano già da ora però a privarsi di alcune cose, ovvero sia sacrificare il proprio tempo per lavorare, per impegnarsi. Andiamo a vedere quali sono questi segni, ma mi raccomando, non si tratta né di fortuna né tantomeno di chissà quale genere di magia. Si tratta semplicemente di un qualcosa, di un senso di responsabilità maggiore che dei pianeti come Saturno impongono a questi segni dello zodiaco. Per cui occhi bene aperti, ma soprattutto sturatevi gli orecchioni, altrimenti non ascoltate. È il momento del leone. Il leone, allora, ha passato un'estate letteralmente come i surfisti quando cavalcano l'onda e rimangono dentro il riccio che si forma nell'onda, no? La wave. Ebbene, il leone, diciamo che ha pensato tanto quest'estate, sia dal punto di vista proprio suo personale, ma anche delle persone che gli stanno intorno, perché voleva riuscire a renderle contente. Ovviamente però l'estate, con tutti i pro e contro che ci può, con tutti i pro che ci può portare, c'è anche i suoi contro, ovvero sia che la maggior parte del tempo cerchiamo di passarlo in relax, cioè cerchiamo di passarlo libero. Quindi il leone si è prefissato di fare le cose prima di Natale, cioè arrivare a Natale con la consapevolezza di essere riuscito a stare nei tempi, a fare le cose per bene. Ma ovviamente per farlo deve iniziare a capire che se... Porca Eva, un'ape sull'addito, c'avevo un'ape. Deve iniziare a capire che se qualche weekend se lo passa in casa piuttosto che in ufficio, piuttosto che a studiarsi qualcosa in più, anziché dedicarsi a cose completamente inutili come possono essere uscite con gli amici, che non è che sto dicendo che è inutile uscire con gli amici, sto dicendo che alle volte è superfluo, cioè delle volte sappiamo bene che lo facciamo solo perché non abbiamo voglia di studiare o fare altro. E in realtà il leone dovrebbe sacrificare più il suo tempo. In questo modo i tempi saranno sì combacianti con il suo ideale di realizzazione nella fine di quest'anno, ma bisogna che lui faccia questo sacrificio. Non può pensare che tutto gli venga, diciamo, di merito solo perché lui è il leone. Per cui leone, stai sul pezzo. In questa lista abbiamo pure il segno con i due piatti della bilancia. C'è la bilancia, perché la bilancia ha raggiunto dal punto di vista mentale uno di quei limiti fantomatici che le persone toccano quando non sanno più che cosa, che pesci prendere. Cioè, in base a come uno vive la vita, solitamente riesce a stare tranquillo quando si ha una routine, no? Cioè, esempio, la bilancia ha un lavoro d'ufficio, si alza al mattino, va alle 8 in ufficio, alle 7, che ora che è, non lo so, arriva a casa alle 5, torna a casa, magari si fa un'oretta, due di sport, mangia, filmetto, weekend con gli amici, questa è la sua routine, no? La bilancia vuole questo. La bilancia non pretende chissà che cosa, ma è anche vero che la bilancia è un esteta. Essere esteta non significa fare le sopracciglia, non significa farsi i capelli. Essere esteta significa essere amanti del bello, essere amanti del piacere e della bellezza che provocano le cose belle. Ma purtroppo le cose belle, ahimè, hanno un prezzo. Tale prezzo può essere sia relativo all'arte, quindi è vero, il Duomo è bello, io lo posso andare a vedere, il Duomo di Milano, di Firenze, di quello che volete, lo vado a vedere, è gratuito, nel senso lo vedo, ma volessi passarmi, esempio, una settimana alle terme di Pré-Saint-Didier in serenità con la mia lei o col mio lui, a seconda del genere, e beh, ha un prezzo. Tale prezzo dipende da cosa? Dipende da come la bilancia decide di approcciare alla giornata. Ci sono giornate in cui la bilancia è letteralmente un trattore, cioè che porta a casa dei risultati assurdi, che si merita veramente quello che guadagna, ma altre volte in cui invece non ne ha proprio voglia. Perché non ne ha voglia? Perché si ammazza, letteralmente, cioè non si riposa mai. Ma è normale che una persona, quando dà lo sprint per 800 scalini, arriva poi alla fine che non riesce più a salire nemmeno più uno scalino. Un detto dice: chi va piano va sano e va lontano. Per cui Libra, ascoltami bene, se non ti metti a rilassare almeno 2-3 giorni a settimana, anziché spingere sull'acceleratore tutte le volte, tu alla fine dell'anno non ci arrivi. Parola di papà.
e ultimo segno, ma non per importanza, è il pesci. Il segno dei pesci che diciamo che è sempre giù di morale per quanto riguarda il ricominciare la routine, cioè solitamente a settembre il pesci, raga, non c'ha voglia di fare una fava, cioè una fava, letteralmente fosse per lui si metterebbe gli occhiali con gli occhi finti per far vedere che sta lavorando, ma in realtà non c'ha proprio voglia di fare nulla, zero, ma probabilmente sì, di uscire con gli amici ne ha voglia, ma anche voglia di starsene per i cavoli suoi, tranquillo. Perché comunque il pesce, sapete, passa dei momenti di estremo, come si dice, estremo eccitazione dal punto di vista di delle emozioni che vive d'estate con gli amici, va a concerti, feste qua e là, ma poi arriva al punto in cui capisce che anche lui deve rimettersi in sesto. Solo che, essendo lui una persona molto, molto, come dire, che procrastinatrice, cioè pensa sempre lo farò, lo farò, lo farò, arriva a un punto in cui dice, cazzo, mi sa che forse ho lasciato un po' troppe cose in arretrato. Ebbene, settembre è il punto in cui i pesci si fa questa domanda. Si fa sta domanda perché dice, cavolo, se arrivo di nuovo all'anno nuovo, che sono al punto di partenza dell'anno scorso, probabilmente non progredirò mai. Ed è bene così, pesce, hai detto proprio bene. Infatti, quello che ti voglio dire per progredire è quello di spingersi oltre il comfort. Inizia a fare cose che non hai mai fatto. Inizia a vederti allo specchio come una persona nuova. Inizia a mandare a quel paese le persone che ti stanno sulle palle, anziché dire sempre di sì o di assecondare ogni pensiero di qualunque altra persona che ti circondi, e a quel punto ce la farai. Parola di papà.